Allora, buonasera a tutti. Si sente prima cosa? Allora, brevemente, insomma, solo in 3 minuti, sono Dario Monaco, uno dei co-co per la Mari Strategy. E fra le varie attività di cui vi hanno già parlato sia Stefano sia Antonio, andremo a vedere quelle su cui noi lavoriamo principalmente con il Site Scan Sonar. Allora, sempre brevissimamente, rientriamo, insomma, fra le attività svolte sulla 152, la Mari Strategy, la balneazione, epatite, osteopsis, e ci è capitato più di una volta di ricevere richieste, voi dalla Capitaneria o dalla Marina Militare, per azioni di controllo specifiche spot su rilievi di diversa natura. A volte sono stati tripodi da ricercare, a volte imbarcazioni disperse a seguito di collisioni o falle, insomma, diversa origine, può essere affondamento, oppure un'attività in cui io non ero presente, però di qualche anno fa, la ricerca di impianti abusivi di allevamento di cozze. I battelli li abbiamo già visti prima, sono questi più piccoli, il gommone e l'Helios. L'Helios è dotato dell'unico in Regione Campania di un verricello oceanografico con oltre 1000 metri di cavo, che chiaramente ci permette di utilizzare sia la sonda multiparametrica sia il Site Scan Sonar a profondità ben più sostenute rispetto a quelle richieste da Mari Strategy o vabbè, ancora di più per la 152. Sull'Helios disponiamo di la gru e a poppa, si può intravedere qui con l'A-frame, in particolare in questa posizione qua, abbiamo il verricello oceanografico. Chiaramente il verricello interfacciato mediante il rack, dove abbiamo tutta la strumentazione di bordo, parte elettronica mi riferisco, con il nostro Site Scan Sonar, il Klein. Questo, vabbè, è superfluo, insomma, fa parte della strumentazione oceanografica più relativa alla parte di campionamenti, però insomma ci dobbiamo concentrare sul side. Quello che ci permette, avendo noi il side, di effettuare sono un po' tutte le attività, non solo, ribadisco, insomma, come detto anche prima, relativa all'habitat posidonia, coralligeno, insomma tutto quello che sono le istituzionali, anche se insomma Mari Strategy non è proprio istituzionale, ma anche le attività di ricerca. Qua si può intravedere una prima immagine su relitti o comunque insomma su richieste specifiche generalmente della Capitaneria. Molto velocemente, anche perché insomma il side è ormai uno strumento abbastanza diffuso, lavora su una doppia frequenza, alta e bassa, quindi abbiamo diverse definizioni, e questo implica anche di poter lavorare a una diversa distanza dal fondo. Questo è molto importante, soprattutto quando ci troviamo in presenza di fondali non costanti, perché finché ci muoviamo sulla stessa batimetrica, immagino posidonia, il lavoro è relativamente semplice. Il problema, insomma, piuttosto problema problematico, voglio usare questa espressione, è quando ci è capitato recentemente su una secca, si chiama la secca delle vedove, non a caso, fuori Capri, che è una secca con grande acclività. Purtroppo una persona andando a pescare non ha fatto ritorno a casa. La Marina Militare ci ha chiesto di individuare su uno spazio di 16 miglia quadrate, quindi un'area enorme, questa imbarcazione di circa 10 metri. Lavorare su una secca sale da circa 1000 metri, ha un cappello intorno ai 180-200, crea problemi di sicurezza in primis per gli operatori a bordo non indifferenti. Perché? Perché è importantissimo che siano sincronizzati chi conduce il battello, nel nostro caso l'Helios, chi opera al side e chi è l'addetto al verricello e all'A-frame, perché bisogna poter variare rapidamente l'altezza del tuo fish, del side, onde evitare di andarlo, insomma, di andare a battere, insomma, a ficcare il tuo fish, il side, sugli scogli, quindi sulla secca vera e propria. Questo è il principale problema di questo tipo di operazioni quando non lavoriamo su fondali costanti tipo Posidonia o anche Merla. Lavoriamo a circa 15 metri al fondo col tuo fish, quindi questo vuol dire che un repentino, è classico degli scogli delle secche, un repentino rialzamento del fondo o abbassamento deve essere subito comunicato da chi sta all'ecoscandaglio, a chi guarda il tuo fish, a chi regola la profondità sul verricello per muoverlo verso il basso, verso l'alto immediatamente. Sono giusto 3 esempi, richieste sempre dalla Capitaneria, dei tripodi fuori Acciaroli, che furono, fuori Agropoli, chiedo scusa,
di cui si persero parte delle tracce perché si insabbiarono. Questo peschereccio fu comunicato da pescatori locali alla capitaneria di una possibile presenza di qualcosa sul fondo perché perdevano le reti. Quindi ci chiesero di individuare e stabilire l'ipotetica natura di questo problema per loro, chiaramente. E invece qua si intravedono in queste immagini quelle che sono filari di cozze abusivi. Abbiamo visto prima, ne ha parlato Stefano, c'era l'immagine del subacqueo vicino. Col side, questa è la visione che si ottengono, tutti questi filari messi paralleli che abbiamo poi rimosso grazie all'ausilio del verricello. Rapidissimo. Grazie, grazie.